Allora, la lezione di oggi dovrebbe essere abbastanza piacevole, perché per prima cosa andremo a fare un paio di teoremi piuttosto noti e che sono interessanti sia per l'enunciato ma anche per la dimostrazione. Allora, il primo teorema si chiama teorema degli zeri. Le ipotesi del teorema sono le seguenti: sia f una funzione definita su un intervallo chiuso a b ha valori in r, f continua in x per ogni x appartenente a b. Quindi qua lo scrivo così perché ancora non abbiamo usato la notazione, poi useremo la notazione quando una funzione è continua su tutti i punti di un insieme, si dice che è C0 su questo insieme. Quindi poi lo riscriveremo anche a parte. Però scrivere così sarà la stessa cosa. In matematica cerchiamo sempre le abbreviazioni. Oltretutto mi viene anche bene perché così sottolineo questa ipotesi, perché questa ipotesi è essenziale. Qual è l'enunciato? Qual è la tesi? C'è un'altra ipotesi, che f di a per f di b sia negativo, cioè la funzione assume sugli estremi dell'intervallo valori di segno opposto. Allora, tesi: esiste un punto, lo chiamiamo così, compreso tra a e b, tale che f di x è uguale a 0. Se vi dà fastidio la lettera xi, lo chiamate x con 0, chiamatelo come lo fate. Però in realtà è meglio chiamarlo xi, perché poi x con 0 e x con 1 non saremo per l'altro. Durante la dimostrazione. D'altro canto, l'alfabeto greco me l'ho fatto. Allora, ricapitoliamo. Io so che ho una funzione continua su un intervallo chiuso che cambia segno sugli estremi dell'intervallo. Sono sicuro che da qualche parte all'interno dell'intervallo siamo. Okay. Adesso facciamo prima la dimostrazione e poi facciamo degli esempi per far vedere che le ipotesi sono essenziali, no? Quindi se vengono meno queste ipotesi o quelle ipotesi, basta una delle due che viene meno e il risultato può ovviamente non essere vero. Allora, dimostrazione, cerchiamo di farla almeno in buona parte su questa lavagna. Allora, facciamo il caso che f di a sia minore di 0 ed f di b sia maggiore di 0. Altrimenti cambiamo segno alla funzione. Allora, se il prodotto f di a per f di b è negativo, vuol dire che i segni di f di a e di f di b sono opposti. Quindi o succede questo o succede il contrario. Se succedesse il contrario, basterebbe cambiare segno alla funzione e meno f soddisferebbe le ipotesi. Però quando a quel punto basterebbe applicare il teorema meno f e trovare un punto in cui meno f si annulla, se si annulla meno f si annulla pure f. Quindi diciamo, possiamo supporre che f di a sia minore di 0, f di b sia maggiore di 0. Lo scrivo altrimenti il, diciamo, le ipotesi si applicano
alla funzione meno n. Allora, faccio qua una figura, il grafico della funzione. F di A è negativo, F di B è positivo, funzione continua da un punto di vista grafico significa che quando andiamo a disegnare il grafico lo dobbiamo disegnare senza mai staccare in questo caso il gesto della lavagna o la penna da fuoco. Allora, in qualche modo è intuitivo che io per passare da sotto l'asse delle ascisse al di sopra dell'asse delle ascisse devo attraversare l'asse delle ascisse. Come se io stessi all'interno di una stanza, per uscire dalla stanza devo stare dalla porta, devo oltrepassare una certa cosa. Ovviamente io qui ho, nel mio grafico, vedete, di zeri ce ne stanno anche più di uno, però potrebbero essercene anche solo due o solo uno, no? Io qui la funzione invece discende, continuasse a salire verso B, verso F di B, però uno ci deve stare per forza, almeno uno. Allora, come funziona la dimostrazione del teorema? Poniamo, ci sono più dimostrazioni a seconda dei testi. A me piace questa perché è costruttiva, cioè non solo vi dice, vi dimostra che lo zero esiste, vi dice anche come trovarlo. Ovviamente lo troviamo con un algoritmo, quindi lo approssimiamo in realtà. Allora, poniamo x con 0, diciamo a con 0 uguale ad a, e b con 0, anzi chiamiamole a con 1 e b con 1, noi le successioni abbiamo sempre fatto partire gli indici da 1, a con b con 1 uguale a 1. Poi poniamo c con 1 uguale a con 1 più b con 1 mezzi. Quindi poniamo il punto medio. In questo caso diciamo che il punto medio sta qua, questo è C con 1. E allora cosa facciamo? Andiamo ad esaminare F di C con 1. Allora, se f di c con 1 è uguale a 0, uguale a 0, allora ci fermiamo, perché? Beh, noi uno 0 della funzione andavamo provando, andavamo a cercare. Se l'abbiamo, se f di c con 1 fa 0, vuol dire che l'abbiamo provato. Se f di c con 1 è invece positivo, dobbiamo fare qualcosa. Se f di c con 1 è negativo, dobbiamo fare qualcos'altro. Adesso andiamo a vedere più fuori. Ora, prendete questo caso qui. Adesso voi vedete il grafico della funzione, quindi sapete che la funzione ha tre zeri e quindi sapete che c'è uno zero di qua e ce ne sono due di qua. Però, se io metto un cartoncino qua sopra, cioè vi nascondo il grafico della funzione, e voi sapete soltanto che f di a è negativo, f di c con 1 è positivo ed f di b è positivo, dove siete sicuri che ci sarà ancora uno 0? A sinistra o a destra? A sinistra, perché a sinistra c'è il cambiamento di segno. Allora, se, cioè noi, se noi abbiamo fede in quello che abbiamo enunciato, come qui ci dovrà stare uno 0 perché c'è il cambiamento di segno, anche qui ci deve stare uno 0 perché c'è il cambiamento di segno. Allora cosa faremo? A con 1, a con 2 rimarrà a con 1,
b con 2 lo porremo uguale a c con 1. Poi vorremo c con... vabbè, quello lo facciamo dopo perché tanto vale per tutti e due. Nell'altro caso, se f di c con 1 fosse stato negativo, in quel caso il cambiamento di segno lo avrei avuto a destra, quindi mi sarei dovuto spostare dalla parte destra. Quindi in quel caso dirò a con 2 uguale c con 1, mentre b con 2 uguale b con 1. Dopodiché porremo a con 2, scusate, c con 2 uguale a con 2 più b con 2 mezzi, no? Quindi questo qui in questo caso mi diventa b con 2. Vado a fare di nuovo il punto medio e questo sarà c con 2. E che cosa farò adesso? Ripeterò il ragionamento. Quindi io avrò, lo voglio ripetere ancora una volta prima di fare il caso generale, avrò f di c con 2, se è uguale a 0 mi fermo, se è maggiore di 0 cosa farò? Farò che a con 2, a con 3 è uguale ad a con 2 e b con 3 è uguale a c con 2. Se è minore di 0, a con 3 sarà uguale a c con 2 e b con 3 sarà uguale a b con 2. Cioè mi sposto sempre dalla parte, inseguo il cambiamento di segno e poi ovviamente porrò c con 3 uguale a con 3 più b con 3 mezzi. Beh, adesso è inutile che io lo ripeta ogni volta. Supponiamo di essere arrivati a costruire a con n, b con n, c con n, che sarà a con n più b con n mezzi. Quale sarà la caratteristica costante? Avremo sempre f di a con n negativo, f di b con n positivo. Anzi, avremo avuto, perché se siamo arrivati fino a qua vuol dire che non ci siamo fermati mai. Chiaro? A questo punto cosa facciamo per induzione? Andiamo a valutare f di c con n. Se è uguale a 0, se f di c con n è uguale a 0, mi fermo. Se è maggiore di 0, porrò a con n più 1 uguale a con n, b con n più 1 uguale c con n. Se è minore di 0, porrò a con n più 1 uguale c con n, b con n più 1 uguale b con n. E poi porrò c con n più 1 uguale a con n più più b con n più mezzi. Ok? Allora, a questo punto vado a esaminare quello che succede. Se esiste un n tale che appartenente a n, tale che f di c con n sia uguale a 0, il teorema è vero. Perché? Vuol dire che ho trovato lo 0. Altrimenti ho costruito due successioni. La successione a con n
che è monotona non decrescente. Per quale motivo? Se ci fate caso, A con n, A con n più 1 o è uguale ad A con n o è uguale a C con n, ma C con n è più grande di A con n. Quindi quando a ogni passaggio A con n si, o rimane uguale o si sposta verso questo. L'altra successione B con n invece è monotona non crescente. Perché? Perché B con n o rimane uguale oppure è uguale a C con n, ma C con n essendo il punto medio, stavolta B con n si sposta verso sinistra. Inoltre abbiamo che A con n è maggiore o uguale di A, che è minore o uguale di B con n, che è minore o uguale di B. Quindi le due successioni, oltre che monotone, sono anche limitate. Essendo due successioni monotone limitate, per il teorema della regolarità delle successioni monotone sappiamo che hanno limite finito. Quindi chiamiamo il limite degli A con n, che sarebbe l'estremo superiore degli A con n, lo chiamiamo L1, mentre il limite dei B con n, che è l'estremo inferiore dei B con n, lo chiamiamo L2. Allora, a priori io cosa so? So soltanto che L1 è più piccolo di L2. Perché? Nonostante questo sia il sup e questo sia l'inf, tuttavia gli A con n sono sempre minori di B con n, quindi quando passo al limite, il limite di sinistra della successione che è più piccola è più piccola del limite della successione che è più piccola. Tuttavia L2 meno L1 è uguale anche al limite di B con n meno A con n. Se questo va L1, questo va L2, il limite della differenza è uguale alla differenza dei limiti. Ma questo qui, B con n meno A con n è uguale a B meno A fratto 2 alla n. Perché? Questo metodo che noi abbiamo illustrato, si chiama metodo di bisezione. Cioè a ogni passaggio che succede alla lunghezza con n e B con n, spacchi a metà, ne prendi una metà, si dimezza, no? Quindi dopo, se all'inizio la lunghezza dell'intervallo era B meno A, l'intervallo B ha lunghezza B meno A, dopo n passaggi la lunghezza sarà B meno A fratto 2, fratto 2, fratto 2, n volte, quindi B meno A fratto 2 alla n. Ma quando vado a fare il limite di questa quantità, ovviamente mi viene 0, perché B meno A è costante, 2 alla n tende a più infinito, e quindi questo limite fa 0. Quindi in realtà L1 uguale L2, e questo è il punto che chiamiamo xi. Ok? Adesso andiamo a vedere cosa succede. Siccome f di A con n per costruzione è minore di 0 per ogni n, noi cosa sappiamo? Che il limite di f di A con n, questo limite esiste ed è uguale a f di xi, perché la funzione è continua. Ma siccome questi erano tutti minori di 0, questo limite deve essere per forza minore o uguale di 0 per il teorema della permanenza del segno. Questa è una successione. Se invece adesso vado ad esaminare f di b con n, lo scrivo qua, f di b con n è maggiore di 0 per ogni n. Quindi adesso quando vado a fare il limite di f di b con n, questo qua pure lui è uguale a f di xi, ma in questo caso passando al limite da quantità positive, per il teorema della permanenza del segno il limite non può essere negativo, quindi avrò f di xi maggiore o uguale di 0. Allora
Da qui ottengo che f di xi non è, non è negativa. Da qui ottengo che f di xi non è positivo, mettendo le due cose insieme. F di xi deve fare 0. Ok? Allora, lo ripeto, ripeto quest'ultima parte. Allora, la prima parte della dimostrazione, noi abbiamo messo in piedi un meccanismo iterativo, un meccanismo per induzione, nel quale andiamo sempre, metodo di bisezione si chiama, nel quale noi ogni volta spacchiamo l'intervallo a metà, andiamo a vedere la funzione del punto medio, se la funzione del punto medio si annulla abbiamo fatto, altrimenti andiamo avanti e reiteriamo la cosa spostandoci dalla parte, cioè creando un intervallo con n più 1, p con n più 1, in cui la funzione sul primo estremo sia sempre negativa e la funzione sul secondo estremo sia sempre positiva, cioè inseguiamo il cambiamento di segno che c'era all'inizio. Allora, ci sono due possibilità: o diciamo questo algoritmo finisce dopo un numero finito di passi e allora siamo a posto, altrimenti abbiamo costruito due successioni, una successione monotona non decrescente, agonese, l'altra successione monotona non crescente. Le due successioni sono anche limitate e messe, diciamo, in questa relazione da queste uguaglianze. Allora, che cosa succede? Che questa successione A con N converge a L1 salendo. D con N invece converge a L2 scendendo. In realtà L1 e L2 sono lo stesso punto, però non lo posso dire a priori. Lo devo dire osservando che D con N meno A con N tende a 0. E attenzione, non posso neanche dire che siccome D con N meno A con N tende a 0, questi hanno limite e sono uguali. Devo prima osservare che abbiano limite. E poi devo osservare che i due limiti sono uguali. Una volta fatto questo, questo limite comune, questo punto lo chiamiamo psi, questo è lo zero. Perché? Sostanzialmente perché io a questo punto mi ci posso avvicinare da sinistra con valori negativi della funzione, da destra con valori positivi della funzione, ma siccome la funzione è continua vuol dire che il valore della funzione nel punto deve essere non negativo e non positivo. Non negativo e non positivo. Quindi questo è il teorema, è pienamente giusto. Oh, se vogliamo vedere da un punto di vista grafico, se vogliamo vedere da un punto di vista grafico, qui che succede? Allora, io continuo a fare i punti medi, continuo a fare i punti medi. Allora, vedete che mano a mano che dimezzo il mio intervallino, i miei intervallini vanno a stringere sempre di più questo 0. Dice, ma c'è una regola per capire quale 0 becco? No, ne becco uno. Chiaro? Se il punto medio fosse stato qua, il primo punto medio, allora il cambiamento di segno è stato da questa parte e beccavo questo. Chiaro? Il metodo di bisezione comunque va a stringere, se non becca direttamente lo 0, uno 0 della funzione, si va, fa in modo che le successioni A con N e B con N stringano su xi, che poi sarà 1, 0, 0. Va bene, adesso facciamo un po' di esempi.
Esempio. Esempio 1. F di x uguale x. L'intervallo è diciamo da meno 3 a 1. Vale il teorema degli zeri? Sì, la funzione è continua. F di meno 3 vale meno 3, F di 1 vale 1, c'è il cambiamento di segno. Mi sapreste dire se il metodo di bisezione va avanti, diciamo, costruisce la successione oppure finisce dopo un numero finito di passi? Allora, qua siamo da meno 3 fino a 1. Al primo passo che cosa devo fare? A meno 3 la funzione vale meno 3, a 1 la funzione vale 1. Al primo passo cosa faccio? Costruisco il punto? Sì. Yeah. Chi è? Idro più ad alta voce, non è che ci vuole meno 1. Meno 3 più 1 fa meno 2, diviso 2 fa meno 1. Quindi qua la funzione è nega. Al secondo passo cosa devo fare? Quindi questo è A con 2, mentre B con 2 rimane 1. Al secondo passo che devo fare? Di nuovo punto meno, quindi questo è c con 2, c con 2 quant'è? 0, e quindi in questo caso lo 0 l'ho beccato al secondo passo. E se ci mettevo meno x? Che cambiamo? Cambiava perfettamente lì. Al primo passo mi spostavo sempre a destra perché il cambiamento di segno sta da questa parte, al secondo passo beccavo. Chiaro? Quindi in questo esempio il teorema funziona, le ipotesi sono soddisfatte, la tesi ovviamente è vera, l'abbiamo dimostrato, e possiamo notare che lo zero lo trovo in soli due passi. Esempio 2, f di x uguale x meno radical 2, l'intervallo è 0, 2. Allora, f di 0 è uguale a meno radical 2, f di 2 è uguale a 2 meno radical 2. No, la situazione è questa. Ma qua siamo a 2, qua siamo a radical 2, qua siamo a meno radical 2. Ok? È vero il teorema? Certo, la funzione è continua, in A ha un valore negativo, qua c'è un valore che è positivo e quindi si annulla. Dove si annullerà? Ah, qua è facile fare il conto, si annulla il punto radical 2. La domanda però è, quando vado a fare il mio metodo di bisezione, stavolta quanti passi ci vogliono per beccare lo 0? Dieci. Allora, il primo punto medio sarà 1, il secondo punto medio sarà 1,5, 3,5, il punto medio tra 1 e 2,
il terzo punto medio sarà 5 quarti. 3 mezzi sono 6 quarti, 1 sono 4 quarti, sarà 5 quarti. Allora, la mia domanda è: quanti passi ci vogliono per beccare la ricaduta? Allora, uno dice, non lo becchi mai, cioè devi costruire la successione, devi fare la seconda parte del ragionamento. Perché non lo becchi mai? Siete in grado di mostrarlo? Che C con N, siccome A e B erano numeri, in questo caso interi addirittura, ma se A e B sono numeri razionali, come sono definiti A con N, B con N e C con N? O sono uguali a quelli di prima o sono il punto medio, quindi una semisomma di numeri razionali sarà ancora un numero razionale. Quindi C con N, A con N, B con N e C con N sono razionali per ogni N. Quindi in questo caso A con N contenuta in Q e B con N invece pure. Allora, cosa sappiamo noi? Che radical 2 in Q non ci sta, l'abbiamo dimostrato. Quindi che vuol dire? Vuol dire che non lo becchiamo mai. Non lo becchi mai esattamente. Tu hai 1,5, 1,25, 1,375, 1,40 e qualche cosa, sarà sempre 1,41, tra 1,41 e 1,42, tra 1,41 e 1,45 e così via. Cioè lo approssimi sempre meglio con A con N e B con N, ma non lo becchi mai, mai. Esempio 3. Adesso abbiamo preso la funzione x quadro meno 2. È vero ancora il teorema? Cioè, il teorema è sempre vero, si può applicare in questo caso? Allora, la funzione è? È continua o no? È prodotto di funzioni continue più un'altra costante che è continua. Qui è continua. In A c'è un valore nega, in B ha un valore così. Si può applicare il teorema? Sì. Dove si annulla la funzione? Anche in questo caso era facile da fare. Allora, A2 vale 2, A0 vale meno 2, però si annulla nel punto come prima, radica 2. La funzione non è la stessa di prima, Domanda: se vado ad applicare adesso il metodo di bisezione, questo 0 lo becco, vabbè, qua ho disegnato metà del grafico, cioè neanche metà, chiaro che il grafico da quest'altra parte, vabbè, no, la funzione è tra 0 e 2, l'avevo fatto bene. Tra 0 e 2, grazie. Ok, allora la domanda è: quando vado ad applicare il metodo di bisezione, lo 0, in questo caso è unico, lo trovo direttamente o ci vuole sempre la successione? Come si fa a trovare lo 0? Lo stesso metodo di prima. Punto me, punto me, punto me, punto me. Allora, i punti medi di razionali sono sempre razio. Lo 0 sta sempre dove stava prima e quindi lo becco direttamente o ci vuole la successione? Ci vuole la successione.
Esempio 4. Prendiamo la funzione f di x uguale segno di x. Allora, x appartiene all'intervallo meno 1, 1. Allora, com'è fatta la funzione segno di x? Sui numeri negativi vale meno 1, sui numeri positivi vale più 1 e in 0 vale 0. Allora, a noi interessa tra meno 1 e 1. Allora, il grafico della funzione nell'intervallo di riferimento. Allora, posso applicare il teorema? Posso applicare il teorema, sì o no? Neanche per sogno. Neanche per sogno. Per applicare il teorema la funzione deve essere? È continua nel punto 0? Nel punto 0, se voi andate a fare, vi avvicinate da sinistra, vedete che i valori della funzione valgono meno 1 sempre. Se fate quello che poi chiameremo il limite sinistro, viene meno 1. Se fate il limite da destra, viene 1. La funzione nel punto vale 0. Quindi il teorema non lo posso applicare. Il cambiamento di segno c'è. Da meno 1 basta questo. Lo 0 ci sta? Due errori non fanno una cosa giusta. Il fatto che io non posso applicare il teorema non significa che lo 0 non ci sta. Lo 0 c'è, f di 0 vale 0. Ma io non posso applicare, non ottenere applicato il teorema. Ci sta perché ci sta, ma non per il teorema. Se io andassi a applicare quel metodo di bisezione, il metodo me lo dà anche a prima porta, perché faccio il punto medio tra meno 1 e 1, viene 0, f di 0 vale 0. Allora facciamo un'altra cosa. Facciamo segno di x più un mezzo. Che significa più un mezzo? È come abbassare l'asse delle ascisse di un mezzo. È la stessa cosa, no? Quindi stavolta a 1 la mia funzione vale 3 mezzi, cioè sui positivi la mia funzione vale 3 mezzi, sui negativi la mia funzione vale meno un mezzo e in 0 stavolta la funzione vale un mezzo. La funzione, a parte che lo azzerato in una costante, come ipotesi, soddisfa le stesse ipotesi di prima. Sicuramente c'è il cambiamento di segno. Sicuramente è continuo dappertutto tranne che nel punto 0. Adesso, posso applicare il teorema? No, perché la funzione non è continua. Ci sta lo 0, stavolta non ci sta. Allora, che succede quando io vado a fare il mio metodo di bisezione? Guardate cosa succede. Allora, cosa succede? All'inizio f di a uguale a meno un mezzo, f di b uguale a 3/4. Poi faccio il punto medio, f di 0. F di 0 com'è? Così? Positivo, quindi f di a stavolta è negativo, quindi da che parte mi sposto? Da questa parte. Qua il grafico della funzione è fatto così. Quando vado a fare i successivi punti medi avrò sempre che il cambiamento di segno sta a destra. Quindi cosa farò? F di a con n sarà sempre meno un mezzo, f di e b con n sarà sempre 0. Allora cosa vi succede? Che a con n tende a 0 da sinistra e b con n da b con 2 in poi è sempre 0. Però vedete che f di b con n, che sono valori positivi,
tende a un valore positivo, mettiamo la permanenza del segno, f di b con n vale sempre un mezzo, mentre f di a con n vale sempre meno un mezzo. Quindi, dove abbiamo sfruttato l'ipotesi di continuità nel teorema? Se andiamo a rivedere il nostro teorema, l'unico punto dove abbiamo sfruttato l'ipotesi di continuità è questo. Fino a un istante prima, tutto quello che potevamo fare, che avevamo fatto, lo potevamo fare senza che la funzione fosse continua. E qua che sfruttiamo la continuità, perché se la funzione è continua, f di a con n deve tendere a f del b. Se vi ricordate, no? Abbiamo visto il teorema Ponder l'altro. F di b con n pure deve tendere a f di b. Solo qua abbiamo sfruttato la continuità, altrimenti quando tu cosa avrai? Avrai da sinistra dei valori positivi e da destra dei valori negativi, e da destra dei valori positivi, e semplicemente magari là poi vedremo ci sarà quello che chiamiamo un salto, no? Potrebbe esserci un salto o comunque un punto di discontinuità della funzione. Quindi l'esempio 3 e 4 li dovete meditare un attimo. Cosa significa? Significano che se io ho che le ipotesi di un teorema sono soddisfatte, la tesi è necessariamente vera. Ma se le ipotesi di un teorema non sono soddisfatte, nell'esempio 3 la tesi era vera lo stesso, nell'esempio 4 la tesi non è vera manco per niente. Chiaro? Se non è chiaro, cioè avete un serio problema di transistor dovete metterlo a posto, perché deve essere chiarissimo. Facciamo altri due esempi in questo senso, esempio 5 e 7. Esempio 5, prendiamo f di x uguale x quadro meno 1. Allora x appartiene a meno 1, 1. Allora scusate, a meno 2, 2. Allora, qua siamo a 2 e la funzione vale 3. Qua siamo a 0 e la funzione vale meno. Allora, la funzione è continua? Sì. Posso applicare il teorema degli zeri? No. Il valore della funzione agli estremi c'ha lo stesso segno. Non lo posso applicare il teorema degli zeri. Ci stanno gli zeri della funzione? Sì, ce ne stanno due, uno di qua e uno di là, meno uno e uno. Ma non perché vale il teorema degli zeri, vale, ma qua non lo posso applicare. Prendiamo per esempio la funzione simile f di x uguale x quadro più 1. Stavolta in 0 la funzione vale 1 e a meno 2, e a 2 la funzione vale 5. La funzione è continua? Sì, cambiamento di segno non c'è, è lo 0 col fischio che stavolta l'ho trovato. È chiaro? A queste due funzioni non lo potete applicare il teorema degli zeri, perché il cambiamento di segno non ci sta. So continua, il cambiamento di segno non ci sta. Dopodiché, qua capita che lo 0 ci sia, e qua ce ne stanno due addirittura, qua capita che lo 0 non ci sia. Quindi se vale il teorema degli zeri ci sta almeno uno zero, ma se non vale la funzione fa come gli pare. Alcune hanno gli zeri, altre no. Alcune hanno gli zeri anche se non sono continue, alcune hanno gli zeri anche se non c'è il cambiamento di segno, altre no.
chiaro mo? Oh, questo è il teorema degli zeri. Ok. Allora adesso possiamo fare pausa.